Comunque è una domanda che mi fate veramente tutti, cioè non so, è inconcepibile. Guardi una ragazza, cioè è ovvio che sono fighe, però cioè nel senso, datevi una calmata. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vado a rispondere ad altre domande che mi avete fatto sulle fotografie di nudo. Intanto, se vi piace questo format e questi Q&A sulla fotografia di nudo, non so se altri li portano su Instagram, gli italiani dico, però se vi piace questo format lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti cosa vi piace, cosa magari cambiereste. Potete farmi anche altre domande direttamente nei commenti. E magari sono domande che utilizzerò per fare i prossimi video. Per adesso, come ho detto negli altri video, non riesco a portare degli shooting di nudo o comunque qualcosa che si avvicini a questo genere. Magari prima o poi ci riuscirò, ci sto lavorando. Non so se è fattibile, ma ci proverò. Andiamo con la prima domanda che me la fa Fabio, Fob. Cerchi delle caratteristiche specifiche quando selezioni le ragazze modelle o vai a istinto? È un po' come la fotografia di ritratto per me. Per un progetto cerchi una ragazza con i capelli rossi e gli occhi chiari. Per un altro cerchi una ragazza bionda, capelli lunghi, per un altro cerchi una ragazza con i capelli corti, eccetera. Per quanto riguarda la fotografia di nudo, il mio nudo che è praticamente 100% femminile, la caratteristica che cerco di più, cerco quella che apprezzo di più per quanto riguarda l'effetto nel risultato finale della foto, è sicuramente il seno prosperoso, quello veramente da ritrarre. A me piace un botto, secondo me il risultato è fighissimo e sono curve con cui io sono abituato a giocare e abituato a far rendere bene in foto. E poi è la parte sensuale che si discosta un po' di più dal volgare, mettiamolo così. Ognuno ovviamente ha una propria linea per quanto riguarda cosa è volgare e cosa no, quindi non starò a discutere su cos'è e cosa non è, perché dipende un po', è soggettivo, dipende da ognuno. Però penso che sia un po' più facile giocare con le curve del seno e risultare meno volgare in generale per la società che giocare magari sulla parte fianchi, lato B, eccetera. Oppure anche frontale, perché il nudo integrale frontale magari per alcuni è anche troppo. Quindi diventa una bella caratteristica per me da avere, perché so già di andare anche sul sicuro su alcuni scatti e perché proprio mi piace ritrarlo, mi piace proprio le curve e come viene bilanciata l'immagine. Quando magari ho un seno prosperoso con cui riesco a giocare con varie forme, non lo so, posizioni, cose varie. Ovviamente state pensando di tutto mentre io rispondo a questa domanda, ma è la pura, sincera verità. La seconda domanda invece è come rimanere concentrato sul progetto senza farsi distrarre dalla situazione. E questa è una domanda che ricevo spesso da chiunque, ovviamente, principalmente maschi, e sembra incredibile che qualcuno riesca a rimanere concentrato a fare delle foto di nudo. Allora, l'esempio calzante che ho trovato in questi ultimi periodi per rispondere a chi mi fa questo tipo di domanda è: se tu sei a casa, chiunque tu sia e chiunque sia il tuo partner, e sei a casa a fare sesso, ok? Mettiamo tu con la tua ragazza. Se ti metti a pensare al calcetto o ai tuoi amici che boh, sono fuori a giocare e tu vorresti andare con loro, oppure hai problemi della casa, la spesa che devi fare, il fatto che devi pulire, non lo so, a qualsiasi altra cosa, io penso che il risultato si veda, ok? Qualsiasi cosa tu stia facendo, devi essere concentrato su quello che fai. Quindi se tu prendi questo esempio e è l'inverso, quindi dove dovresti avere un certo tipo di comportamento, ma stai pensando al calcetto o qualsiasi altra cosa, è ovvio che non è il massimo per quanto riguarda le prestazioni, mettiamolo così. Stessa cosa qui, quindi se tu, mentre la ragazza è lì che posa per te, invece di pensare a come gestire le luci, a come inquadrare, a come fotografare e al tuo progetto, sei a pensare: quanto è bella sto ragazzo, proprio, che bel culo, che belle tette, roba del genere, è ovvio che la tua testa va da tutt'altra parte. Quindi dipende da quello che ti sei prefissato, che è la cosa più importante per te da portare a casa, se è il progetto o se vuoi soltanto vedere una ragazza nuda. E quello dipende personalmente da te. Nel mio caso, io ovviamente la ragazza è molto bella, ovviamente chi scelgo mi piace visivamente, se no non lo sceglierei. Non sto tanto lì a guardare, a fissare, a oddio, wow, eccetera, perché non è il mio. Di solito ho molto l'ansia da prestazione per quanto riguarda le foto in generale e quindi molto spesso mi chiedo: ok, la foto non sta venendo come voglio io, cosa devo fare, cosa devo cambiare, eccetera. E a volte succede anche
che io non badi nemmeno che la ragazza è nuda. Ora, c'è chi ha detto no, per me la ragazza quando è nuda per me è un uomo perché la rispetto e io non la guardo neanche. Ovviamente non è vero una roba del genere, perché siamo tutti uomini e donne, se vediamo uno dell'altro sesso o dello stesso sesso dipendendo dal nostro orientamento sessuale, è ovvio che in noi scatta qualcosa se stiamo lì a fissare, a guardare e dire wow wow wow. Il punto è che sei lì per qualcos'altro, sei lì per portarti a casa delle foto e sei lì anche per dare delle foto, quindi dare una performance fotografica, anche perché non è che fai così e il risultato bello viene subito. Quindi mi sono dilungato tantissimo, ma spero di aver risposto, quindi concentratevi su quello che è il vostro scopo. Se il vostro scopo è, vi concentrate su una cosa. Se il vostro scopo è fotografare, vi concentrate sull'altra cosa. Spero di essere stato schietto e trasparente. Comunque è una domanda che mi fate veramente tutti, cioè non so, è inconcepibile. Guardi una ragazza, cioè è ovvio che sono fighe, però cioè nel senso, datevi una calmata. Gianni mi chiede: quando hai raggiunto la consapevolezza e sicurezza per praticare questo genere? È difficile dirlo, penso di aver anche già risposto in uno degli altri due video, però viene col tempo, non è una cosa che riesci a dire ah, da questo punto in poi ero consapevole eccetera. Quello che ho detto negli altri video è semplicemente quello che hai a che fare con l'immagine di un'altra persona che devi rispettare al 100%, quindi la consapevolezza e la sicurezza la devi avere anche a posteriori, anzi soprattutto a posteriori. Magari lì sul momento ti viene difficile fotografare perché pensavi di avere delle idee che poi non hai, ma lì è veramente colpa tua, cioè scriviti le cose e poi te le ricordi e cerchi di farle. Oppure può capitare che le foto non vengano bene perché tecnicamente non sai quello che stai facendo, può capitare, però la consapevolezza e la sicurezza viene e deve esserci sempre a posteriori. Quindi non è un genere fotografico dove potete fare come nei ritratti, dove se fate un ritratto di merda dite ah vabbè là è la posto lo stesso. No, perché parlando di nudo le conseguenze tra virgolette sono spiacevoli sia per voi sia per il soggetto, anzi più per il soggetto che per voi. State attenti e scattate con consapevolezza. Gianluigi mi chiede: a breve dovrei fare i primi scatti di questo genere con un'amica, un consiglio fondamentale? Il consiglio fondamentale, se lo stai facendo con un'amica, è che lei sia a suo agio e che lei si diverta e che ti diverti anche tu a farlo, però nella maniera più professionale che tu riesca a fare, non fissarla, metterla a disagio in nessun modo. Quindi chiedi sempre se sta bene, se si sente in qualche momento a disagio, se una posa le dà disagio, se un'inquadratura le dà disagio. Spiegati sempre a livello di idee, non arrivare mai allo shooting per dire all'ultimo le idee che hai, perché sul nudo una persona può essere non d'accordo con quello che vuoi fare e dire no, io questa cosa non la faccio, ed è totalmente normale. Quindi prefissati le cose prima, spiegati bene, comunica molto e non farla sentire a disagio, cioè è la prima cosa, perché anche se le foto non vengono bene, la cosa più importante è che lei non si senta a disagio. Sempre Gianluigi mi chiede: di solito scatti solo con luce ambientale o anche con softbox o altro? Praticamente solo luce naturale, 100% delle volte, 99% delle volte luce naturale. Mi piace di più e quando vado a fotografare sono spesso a Milano, quindi non mi porto dietro flash, luci, niente. Spesso, ultimamente mi è capitato di avere i faretti, quelli RGB, ok? Però non ho fatto nudo con quelli, ho fatto più ritratto, quindi per adesso non contano. Però, quindi il 99% luce naturale. Può essere che nei prossimi giorni cominci a fare qualcosa con i faretti LED RGB. Anche per oggi è tutto, queste sono le domande che mi avete fatto. Sì, sono cose un po' controverse anche da rispondere qua su YouTube, penso che però sia un bel modo di mettere sul tavolo questo tipo di discussione. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, se non siete d'accordo, cosa ne pensate e cosa fate voi di diverso o uguale a quello che faccio io. Spero che ci sia una bella discussione nei commenti. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace per supportare e anche farmi avere la confidenza di potervi portare questo tipo di contenuto e di parlare apertamente senza pensare magari a dei riscontri negativi, perché è ovvio che mettiamo mille mani avanti, però particolarmente in questo genere è bene essere trasparenti e chiari al massimo. Ci vediamo al prossimo video e ciao.